In questa mattina il Signore benedica quanti ascoltano via internet. In questa mattina siamo in anticipo, ma il tempo è del Signore. Questa mattina non siamo venuti qui a presentare noi stessi, ma per lodare il Signore, per lodare il Re, il Signore dei Signori. Perché questa mattina il Signore vuole aprire i nostri cuori e vuole il Signore toccare e cambiare le nostre vite, non solo di qui presenti, ma anche di coloro che ascoltano la parola di Dio. Perché questa mattina il Signore dice ad ognuno di noi: le mie parole sono vita. E questa mattina vogliamo ringraziare il Signore per essere qui nella sua casa. Chiudiamo gli occhi. Signore, siamo qui davanti alla tua presenza, Signore. Vogliamo dirti grazie, Signore, perché Signore ancora in questa mattina siamo qui, Signore, davanti a te, Signore, non per quello che noi, Signore, siamo, Signore. Oh Signore, ma per la tua grazia, Signore, perché tu hai pagato il prezzo del riscatto per ognuno di noi, Signore. Oh Signore, in questa mattina, Signore, benedici i presenti, benedici coloro che ascoltano, Signore, la tua parola, Signore, gloria al tuo nome, Signore, le meditazioni, Signore, che in questa mattina possano lodare il tuo nome insieme al popolo tuo, Signore. Oh Signore, qui presenti, Signore, ma anche coloro in ogni comunità, Signore, che in questa mattina si sono radunati nel tuo nome per celebrare il Re del Re, Signore dei Signori. Perché in questa mattina, Signore, non è il luogo che ci salva, non è, gloria al tuo nome, la moltitudine di persone, Signore, ma in questa mattina, Signore, Signore, se noi, Signore, siamo ricettivi, Signore, alla tua parola, Signore, personalmente, Signore, dico, Signore, oh Signore, che in questa mattina tu tocchi il mio cuore, che in questa mattina io non abbia ad offrire parole davanti a te, possa piangere alla tua presenza, Signore, possa, Signore, espandere il mio spirito davanti a te, Signore, grazie, Signore, benedicici, Signore, guida tu ogni cosa per la tua gloria, Signore, nel nome di Gesù benedetto in eterno. Nel tempo camminai in questo mondo, perduto da solo senza direzione, ma tu mi hai incontrato e mi hai insegnato la giusta strada. Yeah.
dovrò guardarmi indietro, perché qui tu sei, perciò qui tu sei. Sei qui, Gesù, sei qui, l'amor mi renderà felice, dove tu stai in questo momento. Gesù, sei qui. Quando le forze
Santissimo, io entro per il Santo.
Perché Dio è santo,
Gloria a Dio, rimaniamo in comunione. Signore, siamo qui alla tua presenza, Signore. Sappiamo che tu sei qui in mezzo a noi, Signore. In questa mattina, Signore, non ti prego prima di ogni cosa per i miei fratelli e le mie sorelle, Signore, per coloro che ascoltano, Signore, la tua parola, ma soprattutto questa parola è per me questa mattina, perché, Signore, ci è di insegnamento, Signore, ci è da ammaestramento, Signore, e molte volte anche da rimprovero, Signore, perché, Signore, tu vedi, Signore, gloria al tuo nome, Signore, tu ascolti, Signore, tu valuti, Signore, e sai, Signore, ciò che è buono per noi e ciò che non è buono, Signore. E in questa mattina vogliamo mettere ogni cosa nelle tue mani, Signore, sapendo che l'opera tua in noi è già stata compiuta, Signore, sulla croce, Signore, perché tu hai pagato per noi, Signore, non solo il riscatto della nostra anima, Signore, ma anche, Signore, per la liberazione, Signore, delle prove, Signore, che dovevano venire nella nostra vita, Signore. Grazie, Signore, ti diciamo, Signore, perché tu sei un Dio buono, Signore, tu sei un Dio buono, Signore, e fuori di te non ce n'è altro, Signore, alcuno sui cieli e sopra la terra, Signore, che sia degno di lode, Signore. Grazie, Signore, per ogni cosa. Rimani con noi e guidaci tu, Signore, nella lettura di questa parola, fino a quando, Signore, dove tu ci condurrai, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Questo verso dice il perdono, parabola del creditore spietato. Ora, se il tuo fratello ha peccato contro di te, vai, riprendilo tra te e lui solo, dice il Signore. Se ti ascolta, tu hai guadagnato il tuo fratello. Ma se non ti ascolta, prendi con te ancora uno o due persone affinché ogni parola sia confermata per la bocca di due o tre testimoni. Se poi rifiuta di ascoltarti, di ascoltarli, dillo alla Chiesa. E se rifiuta anche di ascoltare la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità vi dico che tutte le cose che voi avrete legate sulla terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose che avrete sciolte sulla terra saranno sciolte nel cielo. Ancora io vi dico che se due di voi si accordano sulla terra per domandare qualunque cosa, questa sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Poiché dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Allora Pietro, accostatosi, gli disse: Signore, se il mio fratello pecca contro di me, quante volte gli dovrò perdonare? Fino a sette volte. Gesù gli disse: io non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. Perciò il regno dei cieli è simile a un re, il quale volle fare i conti con i suoi servi. Avendo iniziato a fare i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti. E non avendo questi di che pagare, il suo padrone comandò che fosse venduto lui con sua moglie e i suoi figli e tutto quanto aveva, perché il debito fosse saldato. Allora quel servo, gettatosi a terra, si prostrò davanti dicendo: Signore, abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Mosso a compassione, il padrone di quel servo lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ma quel servo, uscito fuori incontro,
incontrò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari e afferratolo per la gola lo soffocava dicendo: pagami ciò che mi devi. Allora il suo servo, gettandosi ai suoi piedi, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Ma costui non volle, anzi andò e lo fece imprigionare finché non avesse pagato il debito. Ora gli altri servi, visto quanto era accaduto, ne furono grandemente rattristati e andarono a riferire al loro padrone tutto ciò che era accaduto. Allora il suo padrone lo chiamò a sé e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito perché mi hai supplicato. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te? E il suo padrone, adirandosi, lo consegnò agli aguzzini finché non avesse pagato tutto quanto gli doveva. Così il mio Padre Celeste farà pure a voi, se ciascuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello i suoi fatti. Gloria a Dio. In questa mattina vogliamo fare una leggera riflessione alla luce della parola del Signore. Il Signore in questa mattina dice a me, personalmente, a ognuno di noi, che noi siamo stati tratti da un fango pantanoso. Siamo stati cavati dalla roccia. E in questa mattina il Signore dice in questo verso che se noi, essendo stati fatti figli di Dio, essendo stati perdonati dai nostri peccati, perché il Signore ci ha perdonato, perché eravamo in una condizione pessima. La nostra vita non era nella luce, era nelle tenebre, perché l'avversario era un tempio, una sinagoga, dice, di Satana. Perché quando noi facciamo ciò che dispiace al Signore è come se adoriamo il diavolo. Ma ringraziato sia il Signore che non guarda come guardano gli uomini, perché non ha occhi carnali, ma dice la scrittura che ha occhi di benevolenza. E in questa mattina vogliamo fare una leggera riflessione di ciò che il Signore in questa parabola ci vuole insegnare. Dice la scrittura che un uomo aveva un debito e andò dal suo creditore. E quell'uomo, in un certo senso, lo voleva fare mettere in prigione, perché aveva un debito da pagare, perché quell'uomo doveva pagare per quella cosa. E anche noi dovevamo pagare per quella cosa. Anche noi dovevamo pagare per i nostri peccati, perché nel Vecchio Testamento dice la scrittura che il salario del peccato è la morte. Ma invece il dono di Dio ci è stato dato per mezzo di Cristo Gesù, che è la vita eterna. E quell'uomo, quel che gli doveva quei soldi, dice la scrittura in questo passo, che quell'uomo si piegò, si umiliò. Allora quell'uomo, vedendo ciò che c'era nel cuore di quell'uomo, vedendo che in quel momento era pentito, apparentemente gli condonò quel debito. Ma molte volte, mettendolo alla luce di questo che dice la parola di Dio, molte volte noi non sappiamo condonare il debito agli altri. Questo dice il Signore in questo momento, che Dio ci vuole fare capire, perché il Signore dice di usare misericordia. E il Signore quell'uomo lo lasciò andare,
perché vedeva che quell'uomo aveva un pentimento nel suo cuore, vedeva che quell'uomo si era umiliato. Ma molte volte il ravvedimento non è qualcosa che si dice così con la bocca. Quando uno si pente dei propri peccati, delle proprie disfatte, quando uno sa di dove è stato preso dal Signore, guarda gli altri con amore, non guarda gli altri sapendo perché noi eravamo nella medesima condizione, non siamo stati migliori degli altri, non eravamo meritevoli di cosa alcuno, ma quell'uomo, vedendo un altro uomo che gli doveva dei soldi, gli mise le mani alla gola. Ora dice il Signore che se io non perdono i falli a mio fratello, se io ho una discussione con qualcuno e non trovo, come Giacobbe andò da Saul, un punto d'incontro, non posso vedere la faccia di Dio, perché tutto ciò che noi sciogliamo su questa terra, dice la Scrittura, sarà sciolta nei cieli. E questa mattina io voglio esaminare me stesso e dire: Signore, quale abito io sto rivestendo? Che cosa io ho capito dell'Evangelo, Signore? Io dico in questa mattina che Samuele Calandra non ha capito niente del Signore, perché se avessimo capito qualcosa del Signore, sapremmo che il Signore sulla croce non disse: Signore, scendi, Padre, con tutto l'esercito e fai guerra. Padre, perdona loro, e perdonare, perdona loro perché non sanno quel che si fanno. E questa mattina vogliamo perdonarci gli uni con gli altri. Se qualcuno ha sbagliato nei confronti del suo fratello, della sua sorella, in questa mattina vogliamo perdonarci, vogliamo in questa mattina rivestirci di quelle umili vesti che Gesù si è rivestito, perché Gesù, dice la Scrittura, non era venuto per condannare, anzi il Signore è venuto per ritrovare il suo popolo, per portarlo a raccolta. Questa mattina vogliamo, in questa mattina, considerare i nostri passi davanti al Signore. Vogliamo in questa mattina dire al Signore: cambia la mia vita, perché io non voglio in me quel lievito che era nei farisei, negli scribi. Non lo voglio, Signore. Non lo voglio, Signore. Perché questo è contrario alla tua parola. Perché tu sei venuto per edificare le mura di Gerusalemme, tu sei venuto per edificare il tuo popolo. E questa mattina vogliamo che lo sposo entri in noi. In questa mattina vogliamo che noi siamo, Signore, come tu sei, Signore. Aiutaci a capire qual è l'Evangelo che noi dobbiamo vivere, Signore. Perché tu ci hai chiamati, Signore, a essere tuoi discepoli, a essere come tu sei, Signore. Certo, il peccato, Dio è santo, attenzione, Dio è santo. Per questo dice la Scrittura, se qualcuno in mezzo al popolo di Dio ha peccato, sia pure ripreso. In prima, in separata sede. E poi dice la Scrittura, in testimonianza di due testimoni, e poi tutta la Chiesa. Perché è questo che è il Signore è amore, il Signore non tollera il peccato, perché c'è una parola che non diciamo quasi mai, che il Signore ama il peccatore, ma odia il peccato. Però vogliamo acquistare le anime con l'amore di Cristo. Vogliamo essere mansueti, vogliamo ogni giorno esaminare noi stessi e dire: Signore, io non merito nulla, tu mi hai tratto fuori, perché se io raccontassi la mia condizione spirituale prima di essere qui in questo giorno, si direbbe: ma questo che ci fa qua?
Eppure il Signore mi ha tratto fuori da quella situazione, perché facevo ciò che a Dio dispiaceva, facevo ciò che a Dio non era buono davanti al Signore. E ringrazio Dio questa mattina per essere qui in questo luogo insieme a mio fratello Rosario, le mie sorelle, i miei fratelli, per adorare il nome del Signore, per glorificarlo, per innalzarlo. E questa mattina vogliamo dire: Signore, chiama pecore al ravvedimento, chiama anime nuove che possano lodare il tuo nome, che possano essere pecore bianche come quelle pecore che Giacobbe aveva nel suo gregge, e tu li facevi riprodurre, Signore, e nascevano senza nessuna macchia, perché erano pecore, gloria al tuo nome, in modo simbolico, che appartenevano al Signore. E tu dici nella tua parola, Signore, che tu accresci la famiglia del giusto come un gregge. E io ringrazio il Signore questa mattina. Dio benedica quanti ascoltano. Gloria al nome del Signore. Il Signore benedica quanti hanno ascoltato. C'è un altro cantico per la gloria del Signore. Come ci dice il Signore? Abbiamo recuperato quello di prima. Il Signore sia lodato. Questo momento mi sei accanto, ti voglio sentire dentro il mio cuore, con la tua mano vuoi tutto toccare, toccare il mio cuore, per aprirlo al mio Gracias.
mia, perché lo gloria a Dio, il culto già è iniziato da un'ora abbondante, quindi Dio vi benedica da quella parte, da questa parte, e la grazia immensa del Signore sia con tutti voi, ora e sempre. Perché siamo qui questa mattina? Per cercare la faccia di Dio, per celebrare il suo nome, per farci toccare questo cuore, come diceva questo canto, questo cuore che tante volte non permette al Signore, gloria a Dio, di entrare, perché gli sbarriamo la strada, gloria a Dio. Siamo qui però, gloria a Dio, con fede, perché non lo crediamo per fede. Sapete, quando parliamo con qualcuno del Signore, gloria a Dio, pensiamo che siamo noi, sono le nostre parole, il nostro parlare. Ma che bello, sapete, che può fare breccia nel cuore della gente. No, è il Signore che deve toccare quel cuore, deve aprire quel cuore. Allora, gloria a Dio, adesso passiamo per l'offerta, gloria a Dio. Gloria a Dio. Quindi un fratello può passare per l'offerta, gloria a Dio. Il Signore sia ringraziato ancora in questa mattina. Vi chiedo di ascoltare in questa mattina, voi se volete rimanere qui, rimanete qui, se volete magari spostarvi da quella parte, come preferite, e siete liberi di fare quello che volete, gloria a Dio. Il Signore sia ringraziato in ogni caso, come ha detto il carissimo, può passare, fratello Enzo, come ha detto già il fratello, il carissimo fratello Samuele, Naomi questa mattina sta male a casa e a letto. Il Signore ha provveduto subito, gloria a Dio, e noi ringraziamo il buon Dio e ringraziamo anche i fratelli che sono venuti qui a trovarci, gloria a Dio, e lodare il Signore assieme a tutti quanti noi, gloria a Dio. Va bene, la prendiamo questa Bibbia questa mattina? Amen. E prendiamo il primo libro del Re al capitolo 6, dal verso 1. Gloria a Dio, primo libro del Re, capitolo 6. Dal verso 1, Jedi, proietta, così, magari, benissimo, perfetto. Primo libro del Re, noi ringraziamo sempre il buon Dio per la sua preziosissima parola, gloria a Dio. Vediamo se siete tutti pronti, ci vogliamo alzare in piedi per rispetto alla preziosissima parola di Dio. Ringraziamo il Signore per la prima parte, gloria a Dio, per le lodi che sono state fatte, gloria a Dio. E adesso c'è la seconda parte. Può essere una parola magari di incoraggiamento, può essere un'esortazione, può essere un rimprovero. Alla fine, gloria a Dio, qualsiasi cosa il Signore ci dice, prendiamocela, gloria a Dio. Conserviamola dentro il nostro cuore e facciamone tesoro, gloria a Dio. Perché tutta la parola di Dio deve essere letta. Sapete, tante volte magari capita a qualcuno magari che cerca qualcosa da parte del Signore, giri la Bibbia, l'avevo sbagliato io, e tiri fuori un'altra pagina, la caduta di Gerusalemme, no, aspetta, che bello questo, fa per me, il Signore sta provvedendo. Non funziona così, gloria a Dio. Ringraziamo il Signore. Va bene, e quindi possiamo leggere la parola. Il Signore sia lodato! Nell'anno 480, dopo l'uscita dei figli di Israele dal paese d'Egitto, nel quarto anno del suo regno sopra Israele, nel mese di Zib, che è il secondo mese, Salomone cominciò a costruire la casa dell'Eterno. Il tempio che il re Salomone costruì per l'Eterno aveva 60 cubiti di lunghezza, 20 di larghezza e 30 di altezza. Il portico davanti al tempio aveva 20 cubiti di lunghezza, eguagliando così la larghezza stessa del tempio, e la sua larghezza si estendeva 10 cubiti dalla facciata del tempio. Al tempio fece finestre con inferriate. A ridosso del muro del tempio egli costruì delle camere che correvano tutto intorno al muro del tempio, tanto del luogo santo che del luogo santissimo. Così fece delle camere laterali tutto intorno. Le camere del primo piano erano larghe 5 cubiti, la larghezza di quelle di mezzo di 6 cubiti e la larghezza di quelle del terzo piano di 7 cubiti. Egli infatti aveva fatto delle
sporgenze tutto intorno ai muri del Tempio, perché le travi di sostegno non fossero incastrate nei muri del Tempio. Per la costruzione del Tempio si usarono pietre già squadrate dalla cava, così durante la costruzione del Tempio non si udì il rumore di martello, di ascia o di altro strumento di ferro. L'ingresso al primo piano si trovava sul lato destro del Tempio, quindi per una scala a chiocciola si saliva al piano di mezzo e dal piano di mezzo al terzo. Dopo aver finito di costruire il Tempio, Salomone lo coperse di travi e di assi di cedro. Costruì i piani laterali con le camere tutto intorno al Tempio, ciascuno alto 50 cubiti, e li collegò al Tempio con travi di cedro. Ora la parola dell'Eterno fu rivolta a Salomone dicendo: per questo Tempio che mi stai edificando, se tu cammini secondo i miei statuti, se metti in pratica i miei decreti e osservi tutti i miei comandamenti camminando in essi, io confermerò a tuo favore la promessa che feci a Davide tuo padre: abiterò in mezzo ai figli di Israele, non abbandonerò il mio popolo Israele. Così Salomone costruì il Tempio e lo terminò. Amen. Grazie della tua parola, Padre Santo e Dio d'amore, mio Signore. Grazie di tutto, Pastore. Rimani con noi in questa mattina, mio Signore, e si tu a guidare ogni cosa nel nome santo di Gesù, il benedetto e l'eterno. Amen. Accomodatevi, gloria a Dio. Il Tempio di Dio, così è stato chiamato il messaggio di questa mattina, gloria a Dio. E quindi abbiamo letto della costruzione della casa del Signore da parte di Salomone, gloria a Dio. Vogliamo tornare al primo verso. Nell'anno 480 dopo l'uscita dei figli di Israele dal paese d'Egitto, nel quarto anno del suo regno, il re Israele, nel mese di Zif, che è il secondo mese, Salomone cominciò a costruire la casa dell'Eterno. Quindi dopo tanto, dopo un bel po', perché sono passati 480 anni, gloria a Dio, abbiamo questa costruzione, gloria a Dio, di questo Tempio. Gloria al nome potente del Signore. Ma volendo ricordare un pochettino, gloria a Dio, se ci possiamo soffermare su questo popolo, gloria a Dio, che uscì dal paese d'Egitto e nella maniera come il Signore lo tirò fuori, gloria a Dio, nella maniera particolare, gloria a Dio, perché voi pensate che il Signore non poteva usare altri sistemi, gloria a Dio, ma invece no, ha voluto che tutto accadesse, che tutto fosse scritto affinché arrivasse a noi e noi ci rendessimo conto, gloria a Dio, chi è Dio, di che cosa è capace, gloria a Dio, di Mosè da piccolino, gloria a Dio, che lo ha scampato, gloria a Dio, dalla morte, e poi naturalmente, gloria a Dio, ciò che ha dovuto fare, gloria a Dio, a quegli abitanti, al faraone, le 10 piaghe, tutto ciò certamente non è bello da ricordare, gloria a Dio, però ce lo dobbiamo ricordare perché dobbiamo capire chi è il nostro Dio, la potenza del nostro Dio, a che punto arrivò, gloria a Dio, oppure l'altro, naturalmente la cosa più grande, il Mar Rosso che si aprì, gloria a Dio, e si prosciugò, un mare che si prosciuga. Ora si lamentano che l'acqua è poca, perché piove poco, ma voi pensate, sapete, qualcuno ha detto che quella volta si è permesso di dire, perché si usa tante volte, si dicono delle cose, però non si capisce quanto stiamo offendendo Dio nel dire delle cose. Però è anche vero che sono gente che non conosce Dio e pertanto ci può anche stare. Hanno detto anche che quella volta il Mar Rosso, quel mare, si prosciugò. Perché? Perché c'era arrivata la bassa marea. Vi ricordate? Hanno detto anche queste cose. E qualcuno, sapete cosa ha detto? Ah, dice sì, c'è stata una bassa marea, si è ridotta l'acqua fino ad arrivare a una cinquantina di centimetri, 20 centimetri. E allora qualcuno ha detto, dice, allora la potenza di Dio, dice, è ancora più grande, perché con quella poca acqua, con quei 50 centimetri di acqua, 20 centimetri di acqua, ha fatto sì che i carri del faraone fossero sommersi. Oh, scusami, perché non ha senso, gloria a Dio, è meraviglioso, gloria a Dio.
Certamente noi ci ricordiamo e sapete, Dio ha voluto che appunto, gloria a Dio, ci ricordassimo di questo evento, di ciò che fece quella volta, di come liberò, gloria a Dio, il suo popolo e per come ha liberato anche noi, fratelli miei, gloria a Dio. Perché mi pare che anche noi abbiamo attraversato la stessa sorte che hanno avuto quelli. Eravamo prigionieri di quel faraone che nemmeno lo nomino come si chiama. Ebbene, il Signore ci ha liberato, ci ha tirato fuori, Lui è sempre dietro a noi. Tante volte il Mar Rosso, gloria a Dio, ce lo siamo trovati davanti anche a noi, quello di dietro che ci vuole uccidere, che ci vuole far fuori, quel Mar Rosso che si apre, il Signore che ci prende per mano, gloria a Dio, ci porta nella terra asciutta dopo aver attraversato il mare, gloria a Dio, il faraone che rimane dietro. Solamente che quel faraone nostro ce l'abbiamo sempre dietro, perché non si è fermato. È vero che il Signore ci scampa, ci aiuta, ci sostiene, gloria a Dio, però non dobbiamo avere paura. Ha paura, la paura, niente paura, perché è vero che è un avversario disonesto, è un avversario preparato, è un avversario che ci conosce, è un avversario terribile. Ma certamente non può competere con la maestà, con la potenza del Signore, gloria a Dio, non può far nulla, Lui ha perso, Lui è un perdente, non può vincere, certamente se noi lo vogliamo, perché noi abbiamo creduto e sappiamo bene chi abbiamo creduto, e perché nel nome potente del Signore c'è solamente vittoria. Quello che è stato scritto 2000 e passa anni fa, ormai è stato fatto. Nessuno lo può cancellare, fratelli miei. Se io mi ricordo allora, che vi posso dire? Ieri magari siamo stati dal dottore, ci fumo, basta, finito, è scritto, ormai è un qualcosa che è accaduta e che non si può cancellare più. Ci siamo? È la stessa cosa, gloria a Dio, è ciò che accadde quel giorno. Ormai, gloria a Dio, possiamo solamente perdere se lo vogliamo noi. Sapete come si potrebbe dire in questo mondo? Solamente se avviene il famoso suicidio. Veramente ci uccidiamo noi stessi, perché così solamente possiamo perdere, gloria a Dio. Il Signore invece, gloria a Dio, è sempre pronto lì. Amen. Che ci sostiene, ci aiuta. Quindi, gloria a Dio, andiamo avanti, gloria a Dio. E quindi abbiamo letto, gloria a Dio, che sono passati tantissimi anni, gloria a Dio, fino ad arrivare a ciò che abbiamo letto in questa mattina, di questo tempio, gloria a Dio, che Salomone, gloria a Dio, costruì. Guardate, l'ho voluto leggere tutto, perché potevo anche leggere solamente dei versi magari particolari, però l'ho voluto leggere tutto per far notare come ci si, anche il tempio materiale, gloria a Dio, i minimi particolari, i minimi, ora ci arriviamo per un'altra cosa, gloria a Dio, perché nei minimi particolari, gloria a Dio, i dettagli, gloria a Dio, erano quelli che erano, non veniva preso niente, gloria a Dio, così superficialmente. Tutto doveva essere perfetto, così come Dio voleva, gloria a Dio. E quindi quel giorno, quel periodo, gloria a Dio, quel tempio che è stato fatto per la gloria di Dio, Salomone, alle misure, tutto ciò che fece, gloria a Dio, è stato fatto perfetto, gloria a Dio. E infatti l'ho voluto leggere apposta, gloria a Dio, per far comprendere, gloria al nome potente del Signore, ciò che è stato fatto in maniera, gloria a Dio, bella. Ma andiamo al sodo, come si suol dire. Il verso 12, intanto consideriamo che alla fine è stato fatto, è stato concluso questo tempio, gloria a Dio. Ma per questo tempio che mi stai edificando, dice il Signore, se tu cammini secondo i miei statuti, se metti in pratica i miei decreti, osservi tutti i miei comandamenti, camminando in essi, e lo confermerò a tuo favore la promessa che feci a Davide tuo padre, abiterò in mezzo ai figli di Israele, dice qui la parola di Dio. Quindi, gloria a Dio, tutto ciò che era vincolato, tutto ciò che fece, gloria a Dio, non era tanto quel materiale che era stato usato per quello che aveva fatto, ma era tutto vincolato, gloria a Dio, a mettere in pratica la parola di Dio, il decreto, i comandamenti.
Tutto ciò, gloria a Dio, che era stato appunto decretato dal Signore. Quindi, se noi, se loro, se tu, se io, chiunque esso sia, allora cammina come Dio comanda, e allora questo nostro Dio meraviglioso, glorioso, è sempre pronto a sostenerci e ad aiutarci. Ma quando noi non facciamo la volontà di Dio, è come se lo mettessimo, come dico sempre, lo ripeto continuamente, se lo mettessimo fuori dalla nostra vita, dalla nostra casa, gloria a Dio, e allora non gli diamo la possibilità di intervenire, gloria a Dio, perché lo abbiamo mandato fuori, gloria a Dio. Il Signore è di là e noi siamo andati di qua, gloria a Dio. Com'è che possiamo chiedere aiuto se noi non siamo vicini al Signore? Perché lo abbiamo allontanato dalla nostra vita, gloria a Dio. Quindi questo tempio che viene concluso, come dice qui la parola di Dio, gloria a Dio, è che è tutto vincolato, ripeto, a mettere in pratica la parola stessa del Signore, e alla fine ha dovuto dire ai figli di Israele: non abbandonerò il mio popolo di Israele se, gloria a Dio, verranno messi in pratica tutti i miei statuti e i decreti che sono stati fatti, gloria a Dio, per la gloria di Dio. E quindi tutto concluso? Bene, perfetto, tempio pronto, tutto finito, tutto concluso, materiale, che poi ha dovuto dire qualcosa il Signore riguardo a ciò, gloria a Dio, ma era un tempio fatto di materia, materiale, gloria a Dio, fatto da uomini materialmente, costruito materialmente. Forse magari chissà quanto tempo ci impiegarono per fare quel luogo, gloria a Dio. Certamente alla fine è spettacolare, bello da vedersi, gloria a Dio. Si guardava magari, però era un qualcosa di meraviglioso, di grande, come ancora succede oggi, sapete, perché di questi tempi ce ne sono ancora, che costruiscono, che fanno, gloria a Dio. Ma, gloria a Dio, il Signore poi ha dovuto dire che tutto ciò non serve a nulla, che il tempio di Dio non è quello, gloria a Dio, che abbiamo letto in questa mattina, che ci è voluto tanta fatica magari per farlo, tanti operai, tanto materiale, è vero, ma non è quello che serve. E alla fine, gloria al nome potente del Signore, gloria a Dio, andiamo avanti e vediamo, gloria a Dio. Adesso voglio leggere un qualcosa che è contenuta in Atti 7,48, gloria a Dio, e dice così: ma l'Altissimo non abita in templi fatti da mani d'uomo, amen, gloria a Dio, come dice il profeta: il cielo è il mio trono e la terra è lo scabello dei miei piedi, quale casa mi edifichereste voi, dice il Signore, o quale sarebbe il luogo del mio riposo, gloria al nome potente del Signore. Alla fine, in 1 Corinzi 6,19 dice: non sapete che il vostro corpo è il tempio, amen, dello Spirito Santo? Amen. Amen. Ecco dove dobbiamo arrivare questa mattina. Siamo partiti, è vero, da molto indietro, gloria a Dio, ma per arrivare, gloria a Dio, a oggi, come dobbiamo far sì, gloria a Dio, che quel tempio, gloria a Dio, deve essere fatto in maniera meravigliosa, gloriosa, gloria a Dio, grazie a Dio, e che sarà Lui che guiderà ogni cosa, perché Dio non abita in quei luoghi dove c'è spettacolo, dove ci sono soldi spesi, no, non interessa nulla, assolutissimamente. Oggi si fa a gara per avere il locale più bello, io più grande di te, io più luminoso di te, io la musica migliore, io questo, ma non serve a nulla, perché al Signore tutti questi edifici non servono a niente. Vi ricordate quando gli dissero, dice: Signore, guarda quanti edifici qua, ma è quale, dice, qua non rimarrà pietra su pietra che non sarà diroccata, perché tutto andrà a terra. Ma invece, gloria a Dio, il tempio, gloria a Dio, che è nel nostro cuore, che è nel nostro corpo, gloria a Dio, perché siamo noi, gloria a Dio. Ma andiamo per costruire questo tempio, gloria a Dio, perché anche qui c'è da lavorare, e non è quel lavoro di quegli operai che prendevano i mattoni, alzavano, uno passava, sì, era rischioso perché era alto magari, no, non era in quella maniera, gloria a Dio. Adesso per costruire il tempio, gloria a Dio, nel nostro cuore, nella nostra vita, dobbiamo usare materiale diverso che non è più quello di una volta, gloria a Dio. Ma cos'è che dobbiamo usare, gloria a Dio? Fede, amore, tutto il resto. Sì, perché dobbiamo iniziare veramente a fare sul serio col Signore.
la santificazione, la consacrazione, lasciarsi tutto alle spalle, non lasciarsi contaminare, è la fede da spostare le montagne, gloria a Dio, e cercare lo Spirito Santo, cercare il Signore con tutto il nostro cuore e le preghiere, gloria a Dio. Ecco, gloria a Dio, com'è questo edificio nuovo che si può costruire, questo tempio nuovo, gloria a Dio, che è quello che vuole il Signore. Lì il Signore vuole albergare, gloria a Dio, dove c'è fede, dove c'è amore, dove c'è perdono. Tutto qui, gloria a Dio, dove c'è l'amore principalmente, la carità che serve, perché senza la carità non andremo da nessuna parte, fratelli miei, gloria a Dio. Sì, perché alla fine andrà a finire così. Possiamo avere possiamo dare, come dice la parola di Dio in 1 Corinzi 13, possiamo donare tutto quello che abbiamo, fare questo, fare quell'altro, usare parole dolci. Sì, però alla fine, se non abbiamo la carità, se non c'è l'amore, non abbiamo fatto nulla. Quindi questo tempio, gloria a Dio, che dobbiamo andare a costruire noi, nella nostra vita, gloria a Dio. Il materiale, gloria a Dio, ce lo fornisce il Signore, è vero, gloria a Dio, ma lo dobbiamo, gloria a Dio, far sì che questo materiale venga dal profondo del nostro cuore, gloria a Dio, perché tutto lì, gloria a Dio. Sì, perché non si può costruire un tempio, gloria a Dio altissimo, se noi abbiamo un rancore e se noi abbiamo, non vogliamo lasciare le cose che ci portano lontano da Dio, se non vogliamo santificarci, se non vogliamo pregare, se non lasciamo l'orgoglio, se non lasciamo tutto quello che ci circonda, se non prendiamo i nostri occhi e li chiudiamo ogni tanto invece di guardare e guardiamo con gli occhi spirituali, che è questa la migliore cosa da fare, perché questi occhi che guardano vedono solamente cose non buone, gloria a Dio, invece gli occhi spirituali, quelli sì che vedono bene, gloria a Dio. Ecco, gloria a Dio, qual è il tempio di Dio che noi dobbiamo costruire in noi, nella nostra vita. È come quando qualcuno una volta mi raccontò, un carissimo fratello, dice che in un luogo c'era un prete, senza offendere i preti, perché non sono qui per offendere qualcuno assolutissimamente, ci mancherebbe, perché furono anche i fratelli che sono evangelici, attenzione, ne ho visti tanti, sapete? Lei sa qualcosa? Sì, perché giù dalle mie suocere se ne abita uno e quando vede la mia suocera si entra dentro la schiena. Ecco, ebbene, gloria a Dio, quella volta vide un prete in una riunione, in una preghiera, e gliel'ha contestato apertamente. Ha detto, guarda, dice, è sbagliato che tu fuma, perché c'è una sigaretta di male. Guarda, dice, che il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo. Quando tu lo vai a contaminare con la sigaretta, con tutte le nordure che ci sono in una sigaretta, per dirne una, attenzione, ma poi ci possono essere anche altre cose, con l'alcol, con la droga e tante altre cose, dice, tu hai sporcato, gloria a Dio, il tempio, e l'ha messo in difficoltà, sapete, perché effettivamente è la verità. Però io ve l'ho raccontato per far sì che noi possiamo comprendere che alla fine è la verità, perché è così, gloria a Dio. Quindi ora, quella volta, gloria a Dio, si è dovuto fare un tempio fatto di mattoni, di materiale duro, ma oggi invece non è così, gloria a Dio. Oggi serve ben altro per costruire un tempio al Signore e far sì che alberghi nella nostra vita, gloria a Dio. Dice, voglio leggere anche in 1 Corinzi 3:16-17, gloria a Dio. 1 Corinzi 3:16-17, che dice, non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? E aggiunge Paolo, se qualcuno guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui, perché il tempio di Dio che siete voi è santo. Abbiamo capito che parole usò il nostro carissimo fratello Paolo? Fratello Paolo che ne disse tante. Qualcuno addirittura c'era con Paolo. L'altra volta ci raccontava un pastore che gli ha contestato un qualcosa,
Dice, ma tu, dice, sai che c'è scritto? Sì, dice, quello che disse è Pietro Paolo, dice praticamente, dice, ne aveva per tutti, dice, praticamente contestava ciò che ha scritto. E giustamente sappiamo bene che non era Paolo che scriveva, giusto? Era lo Spirito Santo, gloria a Dio, che guidava ogni cosa nel spiegare. Non sapete voi che il Tempio di Dio è che lo Spirito di Dio abita in voi? Se qualcuno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui, perché il Tempio di Dio, che siete voi, dice qui la parola di Dio, è santo. Amen, gloria a Dio. Capite cosa c'è dentro di noi? Cos'è la nostra vita? Questo corpo che poi alla fine è vero, che viene, sappiamo bene dove andrà a finire, gloria a Dio, ma noi sappiamo bene, gloria a Dio, che fin quando siamo su questa terra, gloria a Dio, dobbiamo mantenerci, gloria a Dio, integri, anche il nostro corpo, per esempio, che vi posso dire, una donna che si denuda, una donna che si dà, mi fermo qui, gloria a Dio, oppure l'uomo, perché vedete, ci sono le donne che noi prendiamo di mira sempre, ma ci sono uomini che sono più comodi di femmine, attenzione, Dico io, non diamo la colpa solamente alle donne, perché tutti sono lì, tutti siamo lì a puntare il dito. Se voi ci fate caso, dai pulpiti, i pastori mirano di più, quando mirano di più alla donna. L'adultera, non è che dice l'adultero, l'adultera, la donna che fa questo, la donna che fa quello, la donna che... E tutti gli uomini, che addirittura sono più a rischio, dice la parola di Dio. Perché se tu guardi una donna e l'hai desiderata, hai già commesso peccato. Attenzione! Non diamo la colpa solamente alla donna. La donna è quella che, attenzione, ci mancherebbe. Perché provoca, perché istiga, perché tenta. Certamente, non lo metto in dubbio. Ma gli occhi dell'uomo però sono pericolosi. Ecco perché dobbiamo stare attenti, gloria a Dio. A ciò che facciamo, a ciò come guardiamo, cosa vediamo, quello che diciamo, come ci esprimiamo, gloria al nome potente del Signore. Ma ritornando al discorso del nostro corpo, ecco cos'è il nostro corpo. Alla fine ci sono donne, volendo tornare al discorso del corpo, che dicono che il Signore guarda il cuore. Va bene, e allora io o chiunque esso sia, si denuda, fa tutto quello che vuole, tanto il cuore ce l'ho chiuso qua dentro e è coperto, come l'acqua del mio cuore. Tutto ciò che viene fuori, tutti i, diciamo, tutto quello che noi facciamo proviene dal nostro cuore. Perché funziona così, fratelli miei. Io quando mi vado a vestirmi in una maniera che provoco, da dove mi viene? Dalla mente solamente? È qua dentro che ce l'ho, perché già ce l'ho dentro nel mio cuore, che a me piace quella cosa, a me piace fare quella cosa. Quando si dicono delle parolacce, delle bugie, non sono solamente dalla mente, fratelli miei, anche quelli provengono dal cuore, perché è il cuore che comanda. È tutto incamerato qua dentro, poi alla fine sale e arriva qui alla mente e poi trasmette alla bocca e spariamo. È così, tipo qualcuno che mi ha raccontato, il caro fratello mio, gloria a Dio, ecco cosa facciamo. Non pensiamo, dico, ogni tanto può scappare involontariamente nel momento di rabbia, va bene. Però ci sono dei peccati, ci sono delle situazioni che noi li viviamo continuamente, giornalmente, gloria a Dio, e non facciamo nulla per evitarlo. Questo non va bene, gloria a Dio. E allora questo tempio di Dio lo vogliamo mantenere integro? Fratello, ma tu cosa mi dici di fare? Tanto non so chi ci sta seguendo, e qualcuno ci seguirà sicuramente come al solito, ci prenderà di mira, dicendo, ma in questa chiesa sempre contro il peccato parlate? Così si fa. Io sto parlando contro il peccato, perché il peccato, fratelli miei, ma io sto dando, io che predico contro il peccato, sto predicando contro
contro il nemico numero uno. Come si predica? Come si può predicare e non andare contro il nemico, contro il diavolo? È quello il senso. Io non sto assolutamente giudicando nessuno, anzi, dico di fare molta attenzione, perché funziona così, gloria a Dio. E che dobbiamo fare? Dobbiamo dire che tutto va bene, che tutto sta andando liscio come l'olio, che non c'è motivo, che non ti devi preoccupare, che non mi devo preoccupare, che non ci dobbiamo preoccupare, che alla fine Dio ci perdonerà. No! No! Assolutamente non è così! Sono bugie del diavolo! Menzogne! Questo succede! La menzogna è questa, che ci fa credere che stiamo camminando bene, gloria a Dio! Ma per costruire questo tempio di Dio nella nostra vita, nel nostro cuore, dobbiamo mettere noi mattoni, perché gloria a Dio, per far sì, come fecero allora quel tempio, usarono i mattoni. Ebbene, era un tipo di lavoro particolare, faticoso magari, ma non come quello di adesso. Ora piano noi dobbiamo costruire nel nostro cuore, gloria a Dio. Mattone su mattone, piano. E ci vuole, ripeto, tutto quello che è stato detto prima non lo voglio ripetere, perché poi mi dicono che sono ripetitivo e che non va bene, gloria a Dio, quello che io affermo, perché sono pesante, gloria a Dio. Ma noi ringraziamo il Signore, gloria a Dio. Quindi, allora, dobbiamo chiedere al Signore che ci fornisce, gloria a Dio, più fede, gloria a Dio, che cambia la nostra mente, che cambia il nostro cuore, il nostro modo di fare, di pensare, di agire, di parlare, di guardare, gloria a Dio. Perché solamente così noi possiamo vedere la gloria di Dio nella nostra vita, come è stato detto in questa mattina. C'è un meraviglioso canto che dice: il tempio di Dio voglio essere io. Vero? Vero, Gianni? Gloria a Dio. E quindi, vogliamo essere il tempio di Dio? Amen. Amen. Ora lo cantiamo, ce l'ha in programma il carissimo fratellino, gloria a Dio. Quindi, se noi vogliamo essere il tempio di Dio, come è stato detto in questa mattina, dobbiamo cercare il Signore con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente, con tutta la nostra anima, gloria a Dio. Gloria a Dio. E allora sì, che vedremo la gloria di Dio in mezzo a noi. Amen. Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio. Amen, 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 amen. Sia ringraziato l'Eterno. Alleluia. Per questi messaggi semplici, ma ci fanno comprendere, gloria a Dio, quello che il Signore ci chiede a noi, cosa, dove vuole albergare. Il Signore non vuole albergare in questo locale. Non ci interessa niente se si faccia cura. Non ci interessa niente della telecamera che fa le riprese. Non ci interessa nulla se io ho il microfono. No, assolutamente. Guardate, lo stesso funziona, gloria a Dio, amen. Amen. Anche senza microfono si può fare, amen. Certo. Amen. Anche senza tastiera lo stesso, possiamo cantare ugualmente, amen. Gloria a Dio, perché il Signore, ripeto, queste cose non ci interessa niente. I locali belli, sapete, l'altro giorno parlavo con qualcuno e si parlava della famosa decima che viene chiesta nelle chiese, viene chiesta la decima. Domanda: alleluia, ma che se ne fanno di sta decima? Cosa ne fanno della decima? Cosa ne fanno della decima? La usano per i poveri? No. Girano tutta la notte della mangiare per le maschine e poverebbe. Questo fanno con la decima. Oppure i locali diventano sempre più belli, sempre più grandi, sempre più lussuosi. Questo succede. E allora non va bene. Perché se io dico a mio fratello Umberto che è qui, fratello mio, vedici a quella famiglia meschina, sta mangiando la fame, a mangiare. Giusto? Fratello mi dice va bene, vediamo come possiamo fare. Allora dico fratello, c'ho quel mondo da volersi acquastando, per esempio uno più grande. Allora mi dice ma scusa fratello, dice ma io vedo il campo, vedo i cucchini, mi piccolo, giusto, io devo fare, ho i miei figli, io ho questo, ho quello e quell'altro, non va bene, gloria a Dio. Ecco,
quale funzione, gloria a Dio. E quindi i locali, certamente quelli che ci sono buoni, che ci sono, però gloria a Dio, noi ringraziamo il buon Dio. Ricordo sempre la Tusa Stretta, sotto scala, tutti sporchi, faccia a terra, dentro i cartoni, a cercare il Signore. E lì la gloria di Dio si è manifestata. Quindi vogliamo essere il Tempio di Dio? Amen! Sì, vieni! Sì? Allora, gloria a Dio. Alziamo un pochino il volume. E come dice questo meraviglioso canto, cantate magari con il tuo cuore. Santo di Gesù Cristo è Signore, perdonate da me, e già è un fondo, certo. Stasera è una forma tutto quanto fa parte di me. Aspetta, lo alziamo col sangue del Figlio Yeah.
siamo stretti veramente, gloria a Dio, uniti, guardate che siamo uniti, attaccati, abbracciati, gloria a Dio, cioè, unisci anche contro la taglia, gloria a Dio, ecco gloria a Dio, come deve essere il corpo di Cristo, vedete, gloria a Dio, così, unito, tutto assieme, nell'amore del Signore, gloria a Dio. I maschietti per adesso state tutti là, quindi non c'è motivo per oggi, la prossima volta lo facciamo con voi, e con voi invece vi salutiamo nell'amore del Signore, gloria a Dio, Dio vi benedica grandemente, vi abbondi sempre più della sua presenza, sì, sempre con voi, vi guardi, vi aiuti e vi sostenga in ogni cosa. È tempo veramente, gloria a Dio, che cerchiamo il Signore, perché veramente è alle porte il ritorno del Signore, e pertanto dobbiamo credere fermamente, per fede, gloria a Dio, che il Signore ci sta preparando affinché quel meraviglioso giorno siamo tutti pronti. Amen. Preghiamo, vogliamo ringraziare Dio. Signore, grazie, Padre Santo, ancora in questa mattina per come sei stato con noi, per la tua parola, per i canti, per le preghiere, mio Signore, ogni cosa è stata fatta per la gloria tua, Padre Santo. Rimani ancora con noi, accompagnaci nelle nostre case, mio Signore. Sì, mio Dio, ancora grazie per il cibo che ci provvedi, mio Signore, per la vita che ci doni, per il lavoro, mio Signore, per come veramente, mio Signore, sei sempre al nostro fianco in qualsiasi momento, mio Dio, che è veramente perché abbiamo tanto bisogno di te. Grazie di tutto, resta con noi, nel nome santo di Gesù, che applaudi.